Bamboline e bambolotti, buonasera, sono le 11 quasi praticamente e ho fatto questo video per dirvi la verità perché stavo guardando Sanremo ma mi sono venuti i brividi, nel senso che veramente questa non è stata una canzone carina, proprio brutte, fino a mo' bruttissime, e quindi mi scocciavo e ho detto vabbè, perché non fare un video ai miei bimbi e alle mie bimbe, dato che una ragazza dolcissima che si chiama Ale Style, vi lascio il canale ovviamente nell'info box, ha inventato un video tag che si chiama Mi hai sorpreso. Allora lei gentilmente ci ha invitato a alcune ragazze ovviamente a riproporre questo video tag. Vi lascio infatti giù nell'info box sia il suo canale che il suo video tag. Una ragazza molto dolce, è carina e veramente vi consiglio di andare a dare un'occhiata al suo canale. Le domande sono le seguenti. Stateri che mi sta scrivendo su WhatsApp, veramente noi parliamo più che scriverci, probabilmente come me, io mi scoccio di scrivere e quindi parlo con messaggi vocali. Allora, prima domanda, prodotto che quest'anno appena trascorso ti ha sorpreso positivamente? Sicuramente un prodotto che quest'anno mi ha sorpreso positivamente sono appunto i Pupa Vamp, in particolare il 401, perché ho il 400 e il 401, ma il 401 è fantastico, lo uso praticamente tutti i giorni, anche oggi ce l'ho nella piega dell'occhio. Non fate caso al trucco perché comunque sono passate diverse ore, ma comunque più o meno è intatto. Ed è questo qui, ci ho fatto proprio il bucone dentro e lo sto amando proprio alla follia, quindi questo sicuramente è il prodotto che mi ha colpito positivamente in quest'anno. 2. Prodotto invece che ti ha totalmente deluso. Il prodotto che mi ha totalmente deluso io non ce l'ho, perché proprio per quanto mi ha deluso l'ho praticamente dato a mia madre e non ho idea se lei ce l'abbia ancora o l'abbia cestinato anche lei, che è lo Scandalize Retro Glam della Rimmel, che è un mascara osceno, cioè può andare bene solamente per la gente che già ha le ciglia gigantesche, perché per chi ha delle ciglia normali come le mie, perché non sono né troppo sfigate né belle ciglia, non è assolutamente adatto, non è buono, non è bruttissimo, non ha effetti particolari, non mi piace proprio per niente in verità. 3. Prodotto nel quale riponevi aspettative positive ma che si è rivelato un flop. Allora, il prodotto a cui avevo tante aspettative era questo mascara della Kiko, il Luxurious Lashes, lo scovolone perché è gigantesco, mi piace un casino. Il problema è la texture di questo mascara, è troppo liquido, ma io è liquidissimo, cioè questo mascara è buono quando si inizia a fare secco, ma si sta quasi seccando ed è già meglio rispetto all'inizio. Comunque riponevo molte aspettative in questo prodotto che poi alla fine non ho avuto. 4. Prodotto viso che ti ha sorpreso. Prodotto viso che mi ha sorpreso è sicuramente questo fondotinta in mousse della Essence, viene nella tonalità 04 Matte Ivory, che è questo. Veramente non ci davo due lire a sto fondotinta di appena 4 euro, ma devo dire che veramente lo uso pure in occasioni dove voglio essere impeccabile, perché veramente dà una luminosità alla pelle bellissima, mi piace proprio un sacco sia la texture che il risultato che poi dà al viso, luminoso però non lucido, e mi piace veramente un sacco.
5 prodotto chi che ti ha sorpreso e uno che ti ha invece deluso. Tornando al fatto del deluso, tra virgolette, mettiamo sempre questo. Per quanto riguarda quello che mi ha sorpreso, è il primer dell'Avon. Vi giuro, l'ho preso da poco, sono 2 settimane che lo uso e vi devo dire la verità, mi piace tanto, tanto, tanto. Non trovavo un'alternativa valida a questo qua di Kiko. L'ho trovata, cioè, quindi questo costa più o meno 7 euro. Questo invece costa a prezzo pieno 5 euro, ma se lo trovate in offerta, io per esempio sul catalogo nuovo l'ho presa a 3,99 euro e l'ho ricomprato perché assolutamente mi piace troppo troppo troppo. 6 prodotto labbra che ti ha sorpreso e uno che ti ha deluso. Allora, quelli che mi hanno sorpreso sono questi due. Questo lo vedrete nel nuovo video degli acquisti. Sto aspettando di acquistare qualche altra cosa per farvene un altro. Sono previste spese comunque, quindi sì. E questo rossettino di Avon della edizione limitata di San Valentino. Ce l'ho anche adesso sulle labbra. Vi giuro, l'ho messo oggi pomeriggio alle 2. Sono tornata a casa stasera che erano le 7:30. Era sbiadito, ma stava ancora là. Intero ha una texture matte però confortevole sulle labbra, mi piace veramente veramente tanto. E infatti sul catalogo nuovo mi sa che c'è l'offerta, io lo so perché c'ho mia cognata che vedo che è rappresentante dell'Avon, se no non saprei queste cose. C'era l'offerta che ne prendevi una a 5,99 e l'altro lo avevi a 99 centesimi, infatti ne ho presi altri due perché mi sta piacendo veramente un sacco. Un altro che mi piace tantissimo, io non ho tempo di andare alla Piazza Italia se non la svaligerei, è il rossettino della Piazza Italia, che praticamente è la texture uguale, il colore cambia in questo caso, perché questo è un rosso fragola, bellissimo, mi piace un sacco proprio, è un fucsia discreto, ed è proprio bello. Questo per esempio è il numero 18, che a prezzo pieno sta 2,95 euro, io lo pagai in saldi, ma non lo so se ci stanno ancora i saldi, ad 1,95 euro, quindi veramente straconsigliati, durano, sono troppo belli questi rossettini di Piazza Italia. Quello che mi ha deluso, diciamo, è questo qui di Vrocè che ho preso, che ho avuto dallo scambio, insomma l'ho voluto io con Maria Lucia. Non so, il francese proprio non è il mio forte, no, manco un po'. R308 sta scritto tutto. Comunque questo colorino qua, il colore mi piace un sacchissimo, proprio tanto. Però si toglie subito. Ha una texture lucida e si vede, quindi non era una sorpresa questa per me. Però è proprio la durata, dura proprio poco poco. Il tempo di una parlata e si toglie, quindi va applicato. Il fatto è il packaging è compattissimo, quindi è piccolino, si può portare in giro tranquillamente, solo la scocciatura che te lo devi mettere più volte, ma pazienza. Quindi tra virgolette questo mi ha deluso. Settimo prodotto capelli che ti ha sorpreso e quello che ti ha deluso. Quello che mi ha sorpreso è stata questa lacca. Io sto facendo la pubblicità all'Avon praticamente. Però è vero, avendo la possibilità di acquistare, perché mia cognata lo fa, sto provando vari prodottini perché sono curiosa. E questa lacca mi sta piacendo un sacco perché non ce l'ho adesso, anche se par Giuseppina Bonaparte. Non lo so, guarda, una matrona romana stasera con questi capelli perché li ho legati, erano i miei boccoli, che tra l'altro devo togliere, basta, già faccio più, ma già fanno sciamba. Quindi è questa lacca dell'Avon che io ho usato per farmi, mi sa, le onde, mi fece un po' di qua.
con quelle unghie, frisì, insomma, per fissare pure acconciature e cose. Mi piace un sacchissimo, ha veramente un'alta tenuta. Io adesso non ricordo quando la pagai, ma se la trovate in offerta prenditevela, perché è veramente bella e non puzza, non puzza, odora, odora tantissimo, odora ma non puzza di lacca, quindi non dà neanche fastidio, veramente, mi piace veramente un sacco. Che mi ha deluso niente, ragazzi, perché lo sapete che io con i capelli veramente non c'ho tanta cura, non c'ho tante pretese, per cui niente in particolare, mi ha deluso, però mi aveva sorpreso questa lacca. 8. Prodotto corpo che ti ha sorpreso e che ti ha deluso. Il prodotto corpo che mi ha sorpreso è questa crema di Mano dell'Avon. Cioè, non so, capi? Assurdo, non ho mai messo tanti prodotti Avon in una volta in un video, veramente. Anzi, forse non li metto quasi mai. Comunque, questa cremina qua che sto usando un sacchissimo, Skin So Soft, e mi piace un sacco l'odore. Mi piaceva tanto tanto, infatti l'olietto, ho preso pure l'olietto e lo vedrete nel video scorso degli acquisti, scorso, quello precedente acquisto, e la sto finendo perché praticamente me la sto mettendo tutte le sere perché ho le gambe secchissime, praticamente desquamo la pelle sulle gambe e quindi la metto un po' su tutto il corpo la sera prima di andare a dormire, quindi la sto pure smaltendo tra l'altro, a me piace veramente un sacco. Prodotto perché non è pesante come crema, si assorbe subito, idrata, però sicuramente chi ne schifezza, non sto dicendo che è buono l'inci, assolutamente, avete sbagliato canale se cercate questo. Comunque mi piace un sacco perché è leggera pure come crema idratante, non è che le cose pesante, esagerate, proprio addosso vi sentite tutte insalate, no. Almeno io le schifo. Nona ed ultima domanda. Consiglia un prodotto scoperto del quale non puoi fare a meno e che hai ricomprato più volte. Chi mi segue sa che non è un mistero che io amo questo struccante bifasico. Io amo, sta per finire, ragazzi, cioè sto mandanendo proprio in mano, no, nel senso, sto cercando di conservarmelo goccia a goccia perché veramente non ho tempo di andare all'OVS, appena ci vado mi devo ricomprare lo struccante. Io lo amo, strucca in 2 secondi, non lo uso per il viso, lo uso per gli occhi, comunque dopo vado a risciacquare, quindi tranquillo, non rimane in faccia pure se è pieno di munnezza. Quindi mi piace veramente un sacco e l'ho ricomprato, penso che questa è almeno la quinta che finisco io. Veramente l'ho comprato più volte. E un altro che vi consiglio, veramente, un primer buono, ma buono buono buono, è questo qua dell'Avon, assolutamente, è comparabile a questo di Kiko. Mai trovato uno comparabile a quello di Kiko, adesso l'ho trovato. Infatti ho provato vari primer, pure il primer potion che mi è uscito dalla Naked, ma quanto hanno primer, proprio pagarlo tutti quei soldi, assai male. Quindi quello della Naked, quello della Elf, ho provato quello della Essence e nessuno, nessuno, nessuno mi piaceva come questo della Kiko. Invece questo di Avon mi sta piacendo un sacco, costa di meno, io ve lo stra consiglio, ne basta poco, non me ne mettete 2 litri e mezzo. Io faccio così, ne prendo un sorsetto e faccio ta ta e poi lo stendo e il trucco mi dura tranquillamente tutta la giornata e se non mi strucco mi duro pure il giorno dopo. Dici perché lo sai, che fai, non ti strucchi? No, una volta non mi struccai perché avevo sonno e mi ero scordata che ero truccata, pensate come stavo, quindi mi sono scordata che stavo truccata e mi andai a dormire, ho tutto il trucco in faccia, mi svegliai la mattina solo con la matita sciolta e il trucco stava tra le cuore, dappertutto, stavo uguale, identico, quindi perciò lo so. Niente ragazze, questo tag carinissimo è terminato, vi ho fatto questo video di sera e di notte per noia, probabilmente ve lo caricherò domani, sicuramente adesso l'ho girato ma ve lo caricherò domani. Niente, che vi volevo dire, basta, vi mando un bacione a tutte quante e a tutti quanti, mando un bacione ad Ale che mi ha invitato a fare questo video tag, quindi un bacione a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video, ciao, saluti da Giuseppina Bonaparte.